Antonio diceva la parola e la competenza. Beh, circa la parola va bene, il fatto di parlare. Competenza però non me la voglio attribuire sinceramente. Preferirei più dire un leggere insieme. E quando si legge insieme, qualche volta uno potrebbe non capire, allora l'altro, casomai, può aiutare a capire. In questo caso però è reciproca la cosa, perché leggiamo insieme, o meglio, ancora più bello, potete dire ascoltiamo insieme. Ed è una realtà, vedete, per quanto bella, però anche difficile, quella del sapersi ascoltare. Saperci ascoltare da di noi per poter anche poi sapere ascoltare il Signore. Lo diamo molte volte per scontato, però effettivamente non dovrebbe essere così. Non so se voi subito riuscite ad entrare in sintonia, in ascolto del Signore. Perché, come ho detto molte volte, è difficile proprio perché noi non sappiamo ascoltare, perché non sappiamo fare silenzio. Però è una realtà verso la quale dobbiamo abituarci un poco, dobbiamo fare un po' di abitudine al silenzio. E penso che uno dei compiti potrebbe essere proprio questo, no? Trovare 5 minuti, anche forse senza neanche metterci in ascolto del Signore, del Vangelo, però silenzio, proprio silenzio dai rumori esterni, per poi poter arrivare al silenzio dai rumori interni, perché a volte i rumori interni sono più forti di quelli esterni, però iniziamo da quelli esterni, allora la televisione, il cellulare, 5 minuti. E poi iniziamo con un altro lavoro, quello poi interno, per poi poter arrivare a metterci in sintonia poi del Signore, quindi a poter scorgere tra le tante voci anche la sua voce. Questa sera, in un certo qual modo, noi chiudiamo il ciclo, chiudiamo il cerchio, perché come sapete è l'ultimo incontro, poi quello abbiamo sabato, il momento della grazia del ritiro, che è quello che poi vivremo, perché sarà un momento di grazia quello poi che vivremo sabato. E quindi già in un certo qual modo ci predisponiamo anche all'ascolto di quello che poi vivremo sabato, però stasera chiudiamo un poco il nostro ciclo, che se vi ricordate abbiamo iniziato leggendo il Vangelo di Marco. Perché il Vangelo che stiamo ascoltando in queste domeniche, anche se c'è stata la grande pausa durante il periodo quaresimale, pasquale, noi abbiamo letto Giovanni in modo particolare. E quindi abbiamo messo tra parentesi, quindi ci ha accompagnato Marco e Giovanni. L'ultimo brano che vedremo stasera è Giovanni, un brano che noi già conosciamo. Lo conosciamo veramente bene, perché è un brano che noi ascoltiamo ogni anno la seconda domenica di Pasqua. La famosa apparizione del Signore risorto agli Apostoli e l'apparizione poi a Tommaso. È un brano, come tutti i brani che noi abbiamo nella Sacra Scrittura, che comunque non ci raccontano solo qualcosa che è successo tanti anni fa a un gruppo di persone particolari, i 12 Apostoli, ma è qualcosa che ha a che fare anche con noi. Guai a fermarci o a leggere, i brani del Vangelo come se fossero dei racconti. Di qualcosa anche storico che è avvenuto lì per loro, perché potrebbero solo essere edificanti. Ah, che bella cosa che è successo, sono contento per loro, però poi finisce lì. La scrittura, dicevo la volta scorsa, se vi ricordate, se è lo spirito che parla nella scrittura, se uno parla, non parla solo per raccontare le cose passate, ma in un certo qual modo per dirci che quelle cose passate sono possibili per noi oggi. E domenica abbiamo celebrato la Pentecoste e quindi la discesa dello Spirito. E lo Spirito, vi ricordate, viene invocato in un modo particolare come Spirito creatore. Questo fa riferimento proprio alla prima pagina della Genesi, quando, ricordate, lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. E con lo Spirito fa sì che il caos, la confusione, diventi cosmo, diventi armonia, proprio attraverso l'atto creativo. Essendo nella sequenza invochiamo vieni spirito creatore, che stiamo dicendo? Stiamo dicendo che riconosciamo allo spirito la potenza di poter creare anche noi.
Non lo dimentichiamo, la creazione non è un atto concluso, successo chissà quanti miliardi di anni fa. La creazione è un atto continuo, perché il Signore continua a creare ogni giorno, perché se non ci fosse la sua creazione continua, sapete la creazione dove andrebbe a finire? Cadrebbe nel nulla. Quindi l'atto creativo è un atto continuo. Quindi ogni giorno il Signore crea, manda il tuo spirito e saremo creati e rinnovi la faccia della terra. E quindi lo spirito è sempre qualcosa creativo e qualcosa di nuovo, crea sempre in modo nuovo. Io penso una cosa, vedete, noi forse crediamo poco a questa potenza dello spirito che possa crearci nuovi, perché noi forse non abbiamo coraggio. Domenica il vescovo, nell'omelia della messa di Pentecoste, a un certo punto, parlando dello spirito, disse questa frase così, e che io poi l'ho ripresa nell'omelia che ho fatto la domenica sera. Lui disse così, disse, dobbiamo imparare, e generalmente lo facciamo, invochiamo lo spirito prima di fare delle scelte particolari, delle scelte grandi, ci mettiamo a pregare davanti a certe scelte grandi, però diceva lui, poi chissà, davanti alle scelte piccole non lo facciamo, quasi dandole per scontate quelle piccole. Allora diceva, no, anche lì dovremmo imparare, perché se lo spirito ci ricorda la verità tutta intera ed è lo spirito poi del Signore, partecipare della vita del Signore, partecipare significa che cosa? Partecipare del bene. Quindi uno che vive, che ha lo spirito, e noi siamo, direbbe San Paolo, tempio dello spirito, e quindi lo spirito abita in noi, e quindi noi partecipiamo del bene, partecipiamo della vita di Dio, se è lo spirito di Dio che abbiamo dentro di noi. Allora, partecipare dello spirito, della vita di Dio, allora davanti alle scelte grandi, dove ci mettiamo lì in preghiera. Però, diceva il vescovo, pensiamo alle scelte piccole, che potrebbe essere, adesso io esco di casa, alla persona che abita di fronte a casa mia che mi è antipatica, la saluto o non la saluto? No, è ovvio la risposta, però capite, qui agisce che cosa? La presenza dello spirito. Quello con il quale ho litigato, che faccio? Cambio strada oppure gli vado incontro? E qui è lo spirito che agisce dentro di noi, lavora dentro di noi. Però noi, vedete, ci fidiamo poco forse dello spirito, perché ci fidiamo più di noi stessi. Facciamo più affidamento a noi stessi. No, io non ce la faccio, e finiamo lì. Ma è lo spirito che agisce dentro di me. Vedete, noi durante la celebrazione eucaristica, vi ricordate, l'abbiamo visto, Signore manda il tuo spirito e il pane e il vino diventa il corpo e il sangue di Cristo. Noi lo crediamo, ma lo crediamo perché? Perché lo vediamo o lo crediamo per fede? Lo crediamo per fede. Quindi noi poniamo la nostra fede in quella realtà che lo spirito trasforma il pane e il vino nel corpo e il sangue di Cristo e ci crediamo, e così è veramente. E beh, lo spirito non può cambiare anche me. Ho davanti a me lo spirito è meno potente. Cioè può trasformare pane e vino e non può trasformare anche me. Lì perché ci credo e l'atto di fede lo faccio e in me io l'atto di fede non riesco a farlo? Perché noi non facciamo l'atto di fede? Allora lo spirito fa questo proprio, sapete lo spirito cosa fa? Dice coraggio. È come quando da bambini, no, certe cose non ce la facciamo, c'è qualcuno, il genitore, l'insegnante, l'educatore, che dice coraggio, non ti preoccupare, non ti abbattere. Lo spirito fa questo dentro di noi, dice coraggio, non ti abbattere, ce la puoi fare. Lo spirito ci spone, l'abbiamo ricevuto nel battesimo, nella cresima, ricevi in dono il sigillo dello spirito, è come se lo spirito dicesse non ti preoccupare, sto io qui con te. Tanto è vero, vi ricordate come ne è chiamato lo spirito? Il paraclito. E il paraclito è chi ti sta a fianco, è l'avvocato, parla al nome tuo, parla con te, parla in te. Se ci credessimo un pochino in più, forse questo dovremmo chiedere allo Spirito Santo. Spirito, scendi di me affinché io possa credere un pochino in più, credere già in te per poter credere in me, se volete credere in me per poter credere in te. Guardate, quando noi capiremo che non siamo da buttare, ma che siamo un capolavoro nelle mani di Dio, noi in quel momento ci percepiremo come figli di Dio. Lì scopriremo che siamo figli di Dio. Ma se noi continuiamo a lasciarci fare l'esame di coscienza o a giudicare o a condannare solo dai nostri peccati, fino ad identificarci con i nostri sbagli,
saremo figli di qualcun altro, non di Dio. Non lo voglio neanche nominare. Allora, è lo Spirito ci rende figli di adozione, per cui, direbbe San Paolo, noi possiamo gridare Abba, Padre. Anzi, è lo Spirito che grida dentro di noi con gemiti inesprimibili. È lo Spirito dentro di noi proprio ha dei gemiti che grida Padre. Questo spirito che adesso vedremo in questo brano, che dicevo, ci chiude un poco il ciclo, e come vi dicevo è appunto questa realtà che abbiamo ascoltato la seconda domenica di Pasqua, e vi dicevo la realtà di questo spirito che parla a noi oggi facendoci meditare su ciò che è successo tempi addietro. Quindi ci siamo noi qua dentro, c'è qualcosa che riguarda noi, non riguarda solo Cristo e gli apostoli, ma riguarda anche noi, riguarda anche la Chiesa. E stiamo al Vangelo di Giovanni, a capitolo 20, giusto per collocarci un poco così, teniamo presente, c'è stato il Venerdì Santo, c'è stata l'ultima cena, Gesù si è consegnato ai suoi nel segno del pane e del vino, ha annunciato che prossimo sarebbe stato consegnato anche da parte di Giuda nelle mani dei soldati, degli scribi e dei farisei, l'avrebbero condannato, ci sarebbe stato il processo e poi lì la sua morte. Vanno con lui nel Getsemani, nell'orto degli ulivi, dopo aver cenato, per il rendimento di grazie, dove cantano l'inno, come dice la scrittura. Arriva Giuda con il distaccamento dei soldati, ricordatevi il Venerdì Santo, tutti scappano. Gesù viene arrestato, viene portato lì, nella casa del sommo sacerdote per il processo, e lì, vi ricordate, Giovanni dice che solo due entrano, Simon Pietro e l'altro discepolo. Teniamo questo riferimento, non diciamo il nome perché non lo sappiamo, dice l'altro discepolo, quindi entrano questi due, Simon Pietro e l'altro discepolo. Di Simon Pietro a un certo punto, quanto sta per essere riconosciuto dalla portinaia, vi ricordate? E lui per tre volte, no, non lo conosco, non so di cosa parli, così Pietro addirittura se ne scappa anche lui. Quindi resta solo l'altro discepolo. Viene condannato, c'è la crocifissione, non si sa più niente di questi discepoli. Che fine hanno fatto? Solo c'è questo riferimento di Giovanni sotto la croce insieme a Maria, la madre di Gesù. Il mattino dopo quel sabato, il primo giorno della settimana, che vi ricordate, noi abbiamo visto che non è il primo giorno, il giorno 1, come dice nel termine originale, il termine greco, il giorno 1, non il giorno primo, e quindi c'è riferimento a qualcosa di uno, l'unicità di quel giorno al quale sempre dobbiamo fare riferimento. Avviene che Maria di Magdala, quella donna, va al sepolcro perché va a onorare il corpo sepolto del suo maestro, così va lì perché sente il sole da lì e non lo trova. C'è l'incontro con giardinieri che lei scambia col giardiniere, poi Gesù si fa, e lei va a chiamare. Corrono Pietro e l'altro discepolo, quello che Gesù amava, corsero, non lo vedono, però iniziano a credere. Ritornano nella casa dove lo sono riuniti. E quella casa, sapete qual è quella casa dove lo si riuniscono? È il cenacolo, dove c'è stato il Giovedì Santo, l'ultima cena. Quindi, cenacolo dove loro c'è stata l'ultima cena. Si chiudono lì nel cenacolo anche dopo la sua morte. Quindi questo è il contesto nel quale noi ci troviamo con il brano che adesso andiamo a leggere, perché il brano dice così, siamo al versetto 11 del capitolo 20, scusatemi, al versetto 19 del capitolo 20 di Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, quindi quel luogo è il cenacolo, quel luogo dove Gesù si è consegnato agli apostoli e dove Gesù si è messo nelle loro mani e quindi dove hanno fatto esperienza, dove Gesù ha detto questo è il mio corpo, il mio sangue che sarà spezzato e versato per voi. Dopo che l'hanno visto, si trovano chiusi là dentro. È strano, c'è una domanda che noi potremmo farci. Ma come, hanno ancora paura? Pietro e l'altro discepolo, ha detto il testo qualche versetto prima, iniziato a credere. È vero, ha detto, non avevano ancora compreso la scrittura, però avevano iniziato a credere. E vide e credette davanti alle bende, vi ricordate?
com'è che adesso stanno ancora chiusi lì nel luogo perché hanno ancora paura? Vedete quante volte succede questo anche a noi. Forse abbiamo fatto esperienza del Signore risorto. Abbiamo fatto esperienza del Signore, però molte volte abbiamo ancora paura. Molte volte la paura prende ancora il nostro cuore e che cosa fa la paura? Ci fa chiudere dentro. Il testo qui dice, erano chiuse le porte, in originale dice, la porta era sprangata. Sapete quando noi chiudiamo, le porte usavo una volta e si metteva poi il paletto dietro. Cioè quasi a dire che questi 11, anzi sono 10, perché Giuda se n'è andato e poi dice che Tommaso manca e quindi sono 10, si sono chiusi dentro. La paura che loro hanno è proprio questa qui, può succedere qualcosa anche a noi adesso. E forse stanno aspettando semplicemente che si calmino le acque per potersene andare, ognuno a casa proprio. Perché altrimenti non si riesce a capire perché c'è ancora questa paura. Se l'hanno visto, non l'hanno visto, però se i segni avrebbero dovuto dire qualcosa al loro cuore. Ripeto, il testo dice iniziarono a credere. Ma ripeto, anche noi quante volte davanti a certe situazioni sembra che il Signore per noi non esista proprio. Quante volte, fateci caso, non ne facciamo delle scelte dove diciamo, vabbè, ma me la devo vedere io. Ma prega il Signore, ma caro Signore, che c'entri in questa scelta? Me la devo vedere io. Vedete, anche se noi non ce ne accorgiamo, in quel momento noi siamo degli atei. Perché l'ateo che è? Chi non crede in Dio. E davanti a quella situazione particolare che sto vivendo, dicendomi la devo vedere io, sto dicendo che non credo. Quindi in quella situazione sono un ateo, in quella scelta che sto per fare. Perché me la devo... Che c'entra col Signore? Quante volte non vorrei davanti a certe difficoltà e abbiamo, Signore, che c'entra? Quasi dire come se noi poi dobbiamo intervenire in quella situazione. È del momento della chiusura. E vedete, la paura, le paure, sono quelle che non ci fanno vivere. La paura, le paure, quelle che ci immobilizzano, ci paralizzano, non ci fanno fare le scelte giuste, anzi non ci fanno fare proprio nessuna scelta. Nel momento della paura noi vorremmo sperare una sola cosa, che passi presto, in bene o in male, ma che possa passare presto. E quel cenacolo dove si è celebrata, permettetemi il termine, la prima messa, molte volte anche il cenacolo dove noi continuiamo a celebrare la nostra messa, però potremmo celebrare le messe eppure non riconoscerlo presente in mezzo a noi. Che cosa c'è nel nostro cuore? Lo sa il Signore, lo sappiamo noi. E che cosa noi portiamo come cuore alla celebrazione eucaristica la domenica quando andiamo in chiesa? Portiamo la chiusura o la capacità di volerci lasciarci incontrare? E tutto questo avviene in quel giorno primo della settimana, che è la domenica, dove loro hanno fatto esperienza del fallimento. E guardate, quando fallisce una persona cara alla quale noi avevamo affidato la nostra vita o che noi avevamo seguito, la delusione quando poi arriva il fallimento è grande. E non c'è niente di più grande di una delusione che ci possa dare una persona a noi cara. Dagli altri ce l'aspettiamo, ma da una persona cara non ce l'aspettiamo. Dice un salmo, se mi avessi insultato un nemico l'avrei sopportato, ma tu sei mio compagno, mio confidente, ci legava una dolce amicizia. Da te non me lo sarei aspettato. Un nemico, vabbè, è un nemico, quindi me l'aspetto che mi possa fare del male, ma che tu sei mio amico. E infatti noi non riusciamo ad accettarlo, non lo capiamo proprio, come è possibile che un amico possa farci del male. E questi 10, il loro amico, è così. Noi speravamo, ricordate i 2 di Emmaus, noi speravamo che fosse lui mentando. E quindi la delusione che loro portano, la delusione che noi portiamo anche noi, perché diciamo la verità, qualche volta nel gruppo di Gesù anche noi siamo delusi. Perché non riusciamo a coglierlo. E quindi ci chiudiamo dentro.
C'è una pubblicità molto bella che sta facendo in questi giorni del telefonino, Huawei si chiama, di quello che sta sulla spiaggia, se vedete. A un certo punto, fateci caso, inizia così. Dice, adesso non ricordo preciso, dice però noi siamo troppo chiusi in noi stessi, poi all'improvviso apriamo gli occhi intorno a noi e ci rendiamo conto della realtà che sta intorno a noi e inizia a fare la fotografia. È bello questo passaggio perché dice, noi siamo troppo bloccati su noi stessi, poi a un certo punto ci rendiamo conto che c'è una realtà intorno a noi e la vediamo questa realtà. Ricordate la moltiplicazione e la condivisione dei pani? Filippo che non vedeva e Gesù che vedeva. E allora la chiusura del cuore è proprio questo, il non vedere, è quella troppa chiusura in noi stessi e non aprire gli occhi. Davanti a questa realtà, Don Antonio diceva prima, a questo incontro, Gesù che non si ferma davanti a niente, perché davanti a questa realtà, che dice il testo, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro, pace a voi. È meraviglioso questo, perché in quella realtà di subbuglio, di paura, di delusione che loro hanno, Gesù che legge nei cuori perché vede, che cosa fa? Porta la pace, non risolve i problemi, porta la pace. In quella paura che li stava paralizzando, Gesù porta la pace per portare la libertà a quel cuore, che non si paralizzi. Ho detto prima che questi qua erano quelli che erano scappati. Questi erano quelli che avevano lasciato tutto per seguirlo. E davanti a quella situazione lo lasciano. Lasciano tutto per seguirlo. Poi quando lui in quella situazione lo lasciano, capite? Che cosa avremmo fatto noi? Avremmo cose, ragazzi, avremmo detto, questo è quello che avete fatto? Cioè, questo è quel credere in me che avete dimostrato? Noi invece si avvicina, pace a voi. Però c'è un'altra cosa bella, l'abbiamo visto proprio all'inizio con Marco, quando dice il testo, venne, vi ricordate, chi è Gesù? È colui che viene. E Gesù è il veniente e non avviene, vedete, in segni straordinari, con manifestazioni particolari, con delle teofanie come Mosè sull'Oreb, vi ricordate quando vide il roveto ardente? Non viene così, viene quasi in sordina, viene in punta di piedi, viene senza farsi accorgersene, però prende il posto suo, qual è? Stare in mezzo. Gesù non sta di lato, sta in mezzo. Certamente Gesù sta in mezzo a questa comunità, come sta in mezzo al nostro cuore, però noi, chiuso il nostro cuore, sprangato, non ce ne accorgiamo che lui sta in mezzo, per quelle paralisi o per quelle paure. Allora che cosa fa? Pace a te. Il primo dono che Gesù dona è la pace, non sono altre cose. E la pace non è... c'è la guerra e adesso facciamo pace. La pace non è la tranquillità, un momento di pace, a 5 minuti di... Non è questa la pace. La pace è la pienezza di benessere, la pienezza di vita, che può esserci anche in un conflitto. La pace è la pienezza di ogni bene. E il bene chi è? Detto prima, è Dio. Quindi la pace è la consapevolezza che Dio ti partecipa tutto se stesso. Capite, dire questo a 10 che comunque l'hanno rinnegato. Boh, non sappiamo che Pietro ha detto, però gli altri che hanno fatto? Andati via, non è da meno. Comunque l'hanno rinnegato. E dire a queste persone, Dio ti sta partecipando alla sua vita. Capite, perché il giorno 1, il giorno primo, il giorno che cambia la storia, perché cambia la vita. Perché davanti a chi ci ha traditi, noi non diciamo la pace sia con te. A chi ci ha tradito noi diciamo mi hai fatto del male, mi hai ferito, mi hai umiliato. E qualche volta diciamo anche me la devi pagare. Gesù qui non dice, Gesù dice ho pagato per te.
Gesù ha pagato per me e ha pagato anche per voi. E anche se noi purtroppo l'abbiamo svenduto, il suo sangue siamo costati a caro prezzo. Non è una frase mia, è di un teologo protestante, Bonhoeffer. È un caro prezzo il sangue di Cristo. Noi l'abbiamo troppo banalizzato, forse. Come inizia la messa? La pace sia con voi. All'inizio proprio così inizia, la pace sia con voi. A quei nostri cuori smarriti, a quei nostri cuori forse delusi, amareggiati, da una settimana che abbiamo vissuto, da tantissime cose. È una cosa che significa la pace sia con voi, che ricorda che cosa? Proprio questo, il risorto presente in mezzo a noi, risorto, il veniente, col che sta venendo, che è venuto. Loro non lo vedono, ma lui li vede e ci va incontro. Lui ci vede e ci viene incontro. E siccome lui vede quello che c'è dentro di noi, bene e male, continua a venirci incontro e continua a donarci la pace. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Mostrò le mani a fianco, capiamo noi, no? Quelle mani del segno dei chiodi, quel fianco, che cosa indica? La passione. Però la passione che cosa indica? Indica l'amore. Sono i segni dell'amore, non sono i segni del dolore. Se la passione qualche volta per amare c'è anche il dolore, è una conseguenza, l'abbiamo detto altre volte, vi ricordate? Noi non scegliamo il dolore, Cristo non ha scelto il dolore, Cristo ha scelto di amare, di amarci fino in fondo. E se questa scelta di amarci fino in fondo ci sarà anche la conseguenza del dolore, ma è una conseguenza delle scelte che uno fa. Se io scelgo di salire la montagna in piena estate, la conseguenza quale sarà? Che suderò sicuramente, è la conseguenza che poi suderò. Se scelgo di mangiare, è la conseguenza sarà che ingrasserò. Ma la scelta però qual è? Mangiare, salire su una montagna, amare. Non ho scelto di ingrassare, non ho scelto di sudare, non ho scelto di patire. È una conseguenza. Noi invece fateci caso, molte volte no, ma quali sono le conseguenze? A che cosa vado incontro? E quindi le nostre scelte sono motivate da che cosa andiamo incontro? E allora, no, come diciamo, non mi conviene. E allora il discorso di convenienza non è di amore. L'amore non va coniugato con la convenienza. Altrimenti non interessa. E non così ci ha insegnato il Maestro. E mostro loro le mani e il fianco. Vi prego di pensare però anche a un'altra cosa. Quando pensiamo alle mani e il fianco, pensiamo a quelle mani che hanno benedetto, a quelle mani che hanno toccato, a quelle mani che hanno accarezzato, a quelle mani che hanno diviso il pane. E gli apostoli quelle mani le hanno viste all'opera, le hanno viste in azione, e Gesù mostra quelle mani. E qui non semplicemente il segno dei chiodi come amore, ma quelle mani lì che hanno fatto quelle azioni. E il fianco, vi ricordate, nel Vangelo di Giovanni, nell'ultima cena, uno dei discepoli posò il capo sul petto di Gesù. E i discepoli gioirono nel vedere il Signore. Io qui vi dico la verità, mi sento molto provocato quando penso alle nostre celebrazioni, perché le nostre celebrazioni, diciamo la verità, non sono celebrazioni di gioia. Nelle nostre celebrazioni non traspare il fatto che il risorto sia presente in mezzo a noi. Le nostre celebrazioni sembrano nel rito come degli eterni funerali. Anzi, forse qualche volta il funerale è più gioioso rispetto a una messa domenicale. Ma non, guardate, non perché dipende dal sacerdote, che quello è bravo, non dipende solo da lui. Come non dipende solo, c'è una bella messa perché c'è la corale, sono i ministrati. No,
perché forse a noi manca proprio questa consapevolezza, perché come dicevo prima, stiamo lì in quel cenacolo, ma ci stiamo perché ci ama sta. Non abbiamo fatto esperienza di Lui, è il rito che andiamo a celebrare come impegno di quella tassa che dobbiamo assolvere, la messa domenicale, ma non per fare esperienze di risorto, cioè non ci apriamo a questo incontro. Ed è bruttissimo questo, perché questa è la prima controtestimonianza che noi diamo. Perché anche quando tra di noi ci vediamo, anche se noi abbiamo un problema, abbiamo una difficoltà, però quando anche solo per dirci ciao, noi ci facciamo il sorriso. Uè, ciao, tutto a posto. Poi lascia che dopo ti racconto la litania delle cose che non mi vanno, però in quel ciao, tutto a posto, comunque sono contento di vederti. Mo lascia che dico tutti i miei problemi, però sono contento di vederti. E non so se noi siamo contenti di vedere il Signore. Lui è certamente contento di vedere noi. I discepoli gioirono nel vedere il Signore. E tu gioisci quando ritrovi una persona amata. L'hanno visto fallito, ora lo rivedono nel pieno possesso di quello che è. Loro non è un fallito. Però attenzione che sembra così, ma non è così facile come sembra, perché adesso il brano ci aiuta, e quindi, perché altrimenti dici, mamma mia, allora no, ci fa capire che c'è un percorso, è un processo che dobbiamo portare avanti, e che loro ci aiutano proprio a capire di questa realtà. Gesù disse loro di nuovo, pace a voi, di nuovo, non c'è mai un limite alla pace, la pace non basta mai. Cioè la consapevolezza di questo bene che ci è comunicato non è mai sufficiente. Non potremo mai dire la pace è basta, ma a posto. Oppure te l'ho dato una volta, adesso finisce lì. Senti bisogno Gesù di dirlo di nuovo. E poi lo dirà ancora un'altra volta, quando non c'è Tommaso, la terza volta, poi di nuovo dirà pace a voi. Lo stesso schema utilizzerà. È lo stesso schema che si utilizza sempre. Ci meravigliamo. Siamo nella chiesa nascente, siamo proprio lì. L'hanno visto, l'hanno toccato e l'hanno visto loro. E noi che non l'abbiamo visto, non l'abbiamo toccato, molte volte con quanta presunzione. Il Signore. E giustamente dice Tommaso, sì, vabbè, dite che l'avete visto. Però intanto c'è una cosa particolare che dopo ritorna. Intanto ce l'avete visto, però stranamente sta ancora in questo cenacolo a porte chiuse. Quindi ancora avete paura. Perché dice il testo dopo, 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa con loro, e c'era con loro anche Tommaso, quindi erano ancora lì in quella casa. Non erano usciti allora. Quindi quell'invio e missione che il Maestro ha fatto, non l'hanno vissuto. E dice Tommaso, ma volete raccontarla a me? E poi lui vuole una prova, perché le prove le vogliamo tutti quanti. Chi di noi non ha desiderato una volta di poter vedere Gesù? Per sentirsi confermato. Dice, Signore, se tu mi appari, io allora mi sento rassicurato, ho creduto veramente, quindi vado avanti così. Ma quante conferme il Signore ci ha dato fino ad oggi? Solo che proprio ritorniamo a chiuderci in quel cenacolo. E quindi, giustamente, Tommaso dice, l'unica prova che io ho per capire che è Lui che mi dice la verità è... Qual è l'unica prova? Che io l'ho visto morire, perché Tommaso è esperto di che cosa? Della morte. Tommaso non è esperto di resurrezione, perché anche noi non siamo esperti di resurrezione, noi siamo esperti della morte, perché questa noi verifichiamo, questa noi facciamo esperienza. Allora dice Tommaso, io l'ho visto morto, di questo sono certo. E ho visto addirittura che lui è morto, perché le prove qual è stata? Che gli hanno messo i chiodi nel segno delle mani e è stata poi messa la lancia lì che gli ha aperto il costato. Quindi questi segni mi dicono che è lui. Quando io vedrò questi segni o questo che voi dite di aver visto con questi segni, crederò. Capite allora il credere, Tommaso, a cosa lo lega? Tommaso per credere ha bisogno di vedere e di toccare, perché ha detto voglio vedere e voglio toccare. Quindi credere per Tommaso uguale vedere e toccare. Sarebbe bello, adesso noi lo chiudiamo al nostro cuore, per me credere è uguale a, diciamo, al nostro cuore.
Quindi in un certo qual modo Tommaso si trova nella situazione come si trovavano i 10 prima. Altri problemi, altre difficoltà, altre incredulità, altro subbuglio nel cuore, però come loro, come gli altri 10 prima, con altre difficoltà, altri problemi, altri subbugli, però stiamo lì. Anche Tommaso è deluso, come erano delusi gli altri. 8 giorni dopo, e voi sapete che espressione mi piace tantissimo, perché era domenica, perché 8 giorni dopo, è stata domenica, è domenica prossima, ed è ogni domenica così, noi 8 giorni dopo ci ritroviamo insieme a celebrare, e 8 giorni dopo noi andiamo qui proprio, andiamo a finire. Una cosa bella, prendiamo adesso con internet, c'è il calendario perpetuo. Provate, partendo da domenica prossima, quando avete però tempo da perdere, dovete fare questo. Tornate indietro di 8 giorni in 8 giorni, arriveremo a questo giorno qui ed è stupendo, è meraviglioso. 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse loro, pace, lo stesso schema di prima. Lo stesso schema di prima proprio. E quindi anche Gesù, anche qui. Per adesso fa una cosa. Poi disse a Tommaso. È bello perché non è Tommaso che cerca Gesù, è Gesù che cerca Tommaso. Tommaso ha detto prima, 8 giorni prima, dice io voglio vedere, voglio fare così. Però vedete, Gesù anticipa Tommaso. Come anticipa ciascuno di noi. Perché l'amore anticipa sempre. L'amore non viene mai dopo, l'amore è sempre prima. Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Secondo questa frase, pare che Tommaso non abbia toccato. Ha visto, ma non ha toccato. Allora sì, credente. Allora, sapete, credere allora che cos'è? Credere e avere fede, è vero. Ma credere e avere fede non che noi abbiamo fede nel Signore. Credere e avere fede che il Signore crede in me. Perché il Signore, nonostante il fallimento di Tommaso, crede ancora nella possibilità di Tommaso. Il Signore ha fede in Tommaso. Non è Tommaso che tocca, è il Signore che guarda Tommaso. La fede allora che cos'è? Essere guardati da Gesù. La fede è Gesù che mi guarda. Davanti al suo sguardo, mio Signore e mio Dio, che dicono gli studiosi, è la professione di fede più alta che ne abbiamo nei Vangeli. Quindi Tommaso dice mio Signore e mio Dio, non perché ha toccato, perché ha visto che cosa? Che Gesù si è avvicinato a lui. Tommaso questo ha visto, Gesù si è avvicinato a lui. Quindi è Gesù che tocca Tommaso, non è Tommaso che tocca Gesù. È Gesù che lo tocca nell'intimo, lo tocca nel cuore, lo tocca con questo sguardo. E questo dice la fede del Signore. Perché mi hai veduto, tu hai creduto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Qui ci siamo noi, ci possiamo essere noi. Noi possiamo essere questi beati e lo possiamo essere nella misura in cui abbiamo veramente questa consapevolezza che in quei momenti in cui il nostro cuore si vuole chiudere lui viene e sta in mezzo a noi donandoci la pace per chi ha fede in noi. E quindi la fede più grande, vedete, è al termine del cammino del Vangelo e qui adesso si apre la vita. La fede più grande qual è? Che il Signore crede in me. Provate a pensare a un bambino, scoraggiato,
deluso, amareggiato, senza che nessuno lo incoraggi. Che vita avrà quel bambino? Provate a pensare a un bambino scoraggiato, deluso, amareggiato, e che un genitore vicino: io ho fede in te, credo in te. È sbagliato, rialzati, ti rialzo, credo in te. Come crescerà questo bambino? Provate a pensare a come crescerà Tommaso, come cresceranno gli altri, perché da qui ci sarà, poi partiranno per la missione e moriranno tutti quanti i martiri, gli apostoli. Spinti e motivati da che cosa? Non dalla loro forza, ma sempre da quello sguardo di chi si è avvicinato a loro proprio nelle loro difficoltà, anche nei loro tradimenti, anche nei loro fallimenti, ma che non si è lasciato bloccare questo Signore dalla realtà tipicamente umana, appunto dello sbaglio e fallimento, ma ha creduto in quella realtà più bella dell'essere dell'uomo, che è creato immagine e somiglianza di Dio. Quindi quella possibilità che c'è in ciascuno di noi fa vivere la vita di Dio proprio perché ci è partecipata. Il Signore Gesù nei nostri confronti su questo ha fede. Bene, ci sono domande, riflessioni? Dovremmo lasciar trasparire effettivamente questo incontro di chi ha fiducia in me, perché noi, non lo dimenticate, noi non siamo chiamati ad annunciare noi stessi, neanche i sacerdoti, noi siamo chiamati ad annunciare Cristo, cioè quello che Lui ha fatto, operato dentro di noi. Ecco perché dicevo prima, noi abbiamo poco paura, abbiamo un poco di reticenza, abbiamo così di vergogna, non crediamo di essere capaci di fare questo. Ecco allora l'incredulità. Allora, sì, Tommaso evidentemente si era confrontato con gli altri. Prima di questa venuta, nella sera del sabato, così, mamma mia, così, avranno parlato tra di loro, certamente, non erano muti tra di loro. E quindi si saranno raccontati queste loro tristezze. E poi effettivamente, quando gli dicono, non avrà visto forse una testimonianza, o chissà che testimonianza fosse Tommaso si aspettava, perché anche questo non lo dimentichiamo, perché noi che manifestazione del risorto vorremmo avere per poter dire è il risorto? Perché ad esempio, per tornare a un esempio che facevamo prima, no, abbastanza banale, se io incontro Antonio, ho litigato con Antonio, oppure Antonio non mi è tanto simpatico, allora mi imbatto con lui, non può essere questo un segno del risorto che io sono chiamato a potergli dire buongiorno e quindi a vivere da risorto? Guarda, un problema, non voglio vedere, è stato genitore. Se ne è andato qui che
parlando con lei, ha detto guarda, che lui non è giusto, bisogna vedere i cibi, perché in questo caso non stiamo dimostrando di stare in chiesa, non stiamo dimostrando niente, cioè abbiamo perso. Mi faceva aspettare, lui non vuole venire, lei mi ha venuto qua stasera, ha detto no, io non voglio. Però dico io, non sappiamo, è caso che proprio non deve andare con il vicino. Però voglio dire anche una cosa, qui avete detto che è un caso specifico, qui poi chiaramente il parroco è chiamato a dirimere la situazione, però io mi sento di dire una cosa, non posso neanche obbligare una persona, questo qua deve essere chiaro, perché è un processo, come per tutti noi è stato un processo, ed è un processo ancora, quindi è un percorso. Ecco, quindi non devo neanche creare, però il fatto di poter iniziare a dire alla persona, ed ecco la testimonianza, qui. Io ti racconto io di me, lascia che diciamo sono cose tue, va bene così, però intanto ti racconto di ciò che il Signore, di questo che ha donato la vita anche finché tu possa. Poi sono dei semi che il Signore vuole che noi dobbiamo seminare, perché il compito nostro, il seminatore, c'è a seminare. No, non era una domanda, hanno fatto un esempio. Cioè devono fare le comunioni, c'è un genitore che non vuole sedersi vicino a un altro genitore. Che non vanno d'accordo, che avevano litigato così. Quindi dicevo, allora la presenza dei risorti è proprio lì. E allora che a me è capitata questa cosa così, il risorto adesso sta qui. Quindi io, è chiaro che se non saluto, dice, loro quale dice, mica il Signore vuole questo da me. Non è questo il risorto, perché noi siamo sempre convinti, no, che chissà il Signore cosa poi ci debba chiedere. Allora l'esempio che dicevo, no, che il vescovo diceva, ma anche il fatto di poter dire buongiorno, anche quello il Signore mi sta chiedendo. Allora lì io manifesto la pienezza della vita nuova. Non solo se farò le grandi opere o farò i 50 giorni di digiuno. Ricordate quella battuta che feci, no? Di quelli che dice, cristiani di domenica e lunedì che andiamo a rubare la gallina. Come si suol dire, si rinasce come si suol dire. Ed ecco la esperienza, ed ecco la risurrezione. Tutto questo per anni, quando poi l'uno non stava aspettando che l'altro. Quello, proprio questa è la risurrezione. Questo è. Però ecco, il fatto di rifletterci sopra, no? Se andiamo con quella persona ci perdiamo la vita. Dopo l'ascensione,
come sotto sentienze umane, di suoi discepoli, ma manda lo Spirito Santo Paraclito, poi sarebbe il difensore, lo Spirito Santo Consolatore, quindi è sta di fianco agli apostoli stessi. Una sola aveva un vero, cioè Gesù non apparirà più. No, allora, no, lui verrà di nuovo, e quando verrà, come dice San Paolo, come l'abbiamo visto andare, così della fine, quando verrà per la seconda venuta nella gloria, così. Il problema è delle sembianze umane. Quando Gesù risorto appare quella volta agli apostoli, gli apostoli non lo riconoscono mai subito, perché il discorso è sempre quello che dicevamo prima: come io voglio vedere il risorto, come lo voglio vedere, come me lo immagino, perché anche noi come ce lo immaginiamo Gesù? Perché siccome Gesù nessuno l'ha mai visto, non abbiamo nessuna immagine, se non quelle della sindone, mettiamo quelle, però non abbiamo nessuna immagine di Gesù. E quindi di questo corpo glorioso trasfigurato, noi che cosa abbiamo per poterlo riconoscere? I segni. E noi abbiamo visto con Giovanni la moltiplicazione, no? Il segno non è il miracolo, è il segno. Noi abbiamo i segni che ci permettono di riconoscere Gesù. E quali sono questi segni? La carità, l'amore, la passione. Quindi tutte le volte che c'è un gesto di carità è un segno che mi dice la presenza di Cristo. La presenza del corpo, sì, nel corpo del fratello, perché lui l'ha detto: io sono con voi tutti i giorni. E poi aggiungo, quello che hai fatto all'altro l'hai fatto a me. E se vi ricordate, quando c'è l'incontro con San Paolo, la confessione di San Paolo, e quando Gesù dice a San Paolo: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E poi Gesù era già morto e risorto. Quindi Gesù si identifica con chi? Con quei cristiani che San Paolo va a perseguitare. Quindi non è azzardato dire che il nostro corpo è il corpo di Cristo. Noi parliamo del corpo ecclesiale come corpo di Cristo. Lui è il capo e noi il corpo. Che poi ci sono delle manifestazioni dove Gesù si presenta, pensiamo alle apparizioni. E però lì, fateci caso, è nel cuore o è fuori? È dentro o è la realtà che sta davanti a me? E poi assume sempre poi una cosa particolare, anche per quel tipo di, come pensate, un poco più forse comune, l'apparizione della Madonna a Lourdes con un titolo, a Fatima con un altro titolo, a Rudolf Bach con un altro titolo, cioè in base, è lì il messaggio che sta consegnando, la Madonna quella è, e diciamo che cambia il messaggio particolare che sta portando, e quindi in base a quel messaggio sembra che siano persone diverse. Di chi? Però ad esempio, a Rudbach, Santa Caterina, lei ha appoggiato le mani sulle ginocchia della Madonna, e le mani e gli occhi sono ancora intatti, da 1830 ad oggi. Quindi, ripeto, per la persona che vede, non vede il fantasma, quindi ha consistenza la persona. È la dinamica che a ogni celebrazione, infatti noi, vi ricordate, i riti d'ingresso servono proprio questo, proprio ad aiutarci a fare questo passaggio.
da quella realtà di confusione, di subito, a passare, a predispormi ad ascoltare il Signore che mi sta per parlare. È di questa realtà della pace, che è la prima, per poter poi, una volta ricevuto la pace, tranquillizzato, ecco, ricevi la missione, ti predisponi all'ascolto e ricevi la missione. Però adesso mi dimentico quello che volevo dire prima e poi ho saltato. Tenete presente una cosa, che in quella celebrazione manca Tommaso. Nelle nostre celebrazioni ci sarà sempre un Tommaso che mancherà. Qui le nostre celebrazioni non saranno mai perfette o piene. Ci sarà un Tommaso che mancherà e ci sarà un Tommaso che arriverà, al quale con fatica noi dovremo dire che è risorto. E lui ci rinfaccerà e che fin quando non crederà, e lì diventa la provocazione per noi di come diventare noi poi segni, quei segni là, per permettere che lui possa poi poterlo riconoscere. È di quello che dicevi tu prima. E quindi è la parola che ci calmerà, cioè quando sta nel cenacolo. Sì. Quindi è lui che ci calma. È la sua presenza. È la sua presenza, sì. E quando lei prima ha parlato del dono, ci sta chi lo accoglie e chi non lo accoglie. E chi lo accoglie è in pace. Però ripeto, la pace non è che senso, non significa che va tutto bene. No. E come dicevamo prima, nel momento in cui effettivamente poi la situazione mi si para davanti, io non posso poi fingere in quel momento. Se effettivamente Don Antonio poi mi si para davanti, io ha già salutato. Perché se non lo saluto, io quella pace non l'ho accolta. No, in quel momento, no, io il cammino che ho iniziato, il processo di questo cammino, esatto, quindi si sta sviluppando. E sviluppando che potrei incontrare Antonio, potrei incontrare un'altra persona, un'altra realtà, un'altra cosa, una persona con la quale sto in comunione piena, che cresciamo ancora di più nella comunione. Sì. È la presunzione che sia tutto e subito nella vita spirituale è una tentazione grandissima. È un cammino. È un cammino che Gesù fa fare agli apostoli. Perché guardate, noi non ci facciamo caso. Ma provate a vedere nei Vangeli quante volte Gesù a un certo punto dice e chiamò a sé gli apostoli, e chiamò a sé i discepoli, ma non li aveva già chiamati prima. Esatto. Quindi inizio di poter camminare, già è una consapevolezza, esatto. Poi mi devo sentire confermato in questo cammino. E in tutte le situazioni saranno delle volte in cui non risponderò e il Signore che farà? Mi chiamerà di nuovo. Chi ha partecipato al Vangelo di ieri, Gesù sta annunciando che va a Gerusalemme. Gli apostoli fanno il discorso tra di loro chi fosse il più grande. Gesù a un certo punto dice così, li chiamò a fianco a sé e disse loro, chi vuole essere il primo sia l'ultimo. Quindi di nuovo lì, li ha chiamati di nuovo. Quindi di nuovo ha fatto loro dono, la vocazione. E tantissime altre volte lo farà ancora, lo farà sempre. Perché Gesù usa pazienza con noi.